Ciao a tutte ragazze, allora oggi sono qui per realizzare dopo un bel po' di tempo, però almeno li ho un po' provati e cose varie, per farvi il video sui rossetti Mulac. Allora, io ne ho 6, non li ho tutti purtroppo, ne ho solamente 6, però ho deciso di farvi vedere quelli che ho, sbocciati sulle labbra e dirvi un po' più o meno le caratteristiche. Non li ho provati, in realtà non li ho provati proprio tutti, 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 però insomma. Vi posso dire più o meno quello che penso anche durante l'applicazione. Allora, iniziamo dal primo. Vado in ordine di numero. Allora, questo qua è lo 04 ed è Sorbet. Allora, vabbè, il packaging lo conoscete tutte, non sto qua a dilungarmi più di tanto. È opaco con questo damascato lucido, le due scritte sia all'interno che all'esterno. E questo qua è Sorbet. È un color, oddio, c'è un pelo, è un color arancione, proprio arancione quasi fluo, direi. Sembrava fosse arrivato qualcuno. Quasi fluo. E niente, adesso lo andiamo ad applicare sulle labbra. Io ogni volta prima di applicare il rossetto applico un leggero velo di correttore, giusto per neutralizzare il colore delle labbra, per far sì che il colore sia più veritiero, diciamo. Allora, questo qua è Sorbet ed è un colore fantastico. Allora, io lo prediligo, diciamo, per più il periodo primaverile, cioè non so se riuscirei a mettere questo rossetto adesso in questo periodo, però per la primavera penso sia fantastico, non c'è niente da dire, è proprio un colore per me primaverile, proprio primavera, mi sa tanto, tanto, tanto di primavera. L'unica cosa che ho notato, allora, questo qua è uno di quelli che non ho ancora provato, nel senso non ho ancora provato per uscirci, cose varie, però l'aveva provato Daniela un giorno e l'aveva tenuto per un paio d'ore. La cosa che, allora, già lo noto adesso è che tende ad andare un po' nelle linee delle labbra, cioè già adesso io setendo vedo che si è depositato tra le varie linee delle labbra, quindi è. Insomma, ogni tanto bisogna cercare di spalmarlo bene, ovviamente, cioè se stiamo così non si nota, però con il passare del tempo tende ad essere meno omogeneo in certe parti, anche per applicarlo un po' ci vuole un po', nel senso non è proprio omogeneo al primo colpo, bisogna lavorarci un po'. Comunque è un colore fantastico, cioè lo vedete, è bello, 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 bello,
che è Pretty Woman ed è questo rosso fantastico. Io questo qua l'ho già utilizzato un bel po' di volte, penso sia fantastico. An dura veramente tanto, anche mangiando dura. Non è uno di quei rossetti no transfer, nel senso che c'è nessuno di questi rossetti, in realtà poi diventa una tinta e quindi se ci tocchiamo, se sbaviamo non sbava, sbava perché non si appiccica le labbra, però dura veramente tanto. Ok, e questo qua è Pretty Woman, l'ho messo un po' male, cioè stavo cercando di metterlo, non so perché non riesco a metterlo in questo momento. L'ho tenuto fino ad adesso prima di fare il video, poi dopo l'ho tolto e mi era venuto meglio, adesso mi è venuto questa forma un po' strana, però vabbè, insomma, tanto la cosa più importante è vedere il colore. E questo rosso aranciato, veramente fantastico. Allora, come stesura è un pochettino più duretta rispetto al sorbet. Il sorbet è proprio un'altra formulazione. Questo qua, diciamo che come applicazione lo si può paragonare ai matte della MAC. È semplice da applicare, niente di troppo duro, è abbastanza cremoso, però rimane ultra matte sulla labbra, a parte che tutti sono matte, però ce n'è qualcuno che è un pochettino più cremoso e quindi resta un pochettino più lucido, oppure questo che invece rimane completamente matte e io lo amo, questo rosso è fantastico. Mi piacerebbe provare anche Marilyn, Marilyn è nella mia lista dei desideri, mi piacerebbe tantissimo provare questo rosso fragola, però anche questo è fantastico, un rosso veramente bello, proprio il rosso è fantastico. Poi c'è il numero 07 che è Lily ed è uno dei colori più particolari dell'intera gamma, è praticamente un color lilla,
lì là molto molto freddo. E questo qua è un altro di quelli che non ho mai provato per uscire, anche perché non penso che lo utilizzerei mai per uscire. Massimo lo potrei utilizzare magari per qualche trucco particolare, se magari c'è qualche serata particolare, non so, Halloween o Carnevale o cose varie, però non penso di riuscire ad uscire con un rossetto del genere. Magari creando una sorta di ombre, quello sì, cioè se magari utilizzo, non so, un qualsiasi colore, poi ci picchietto al centro questo, è veramente molto bello, ma da solo non penso di utilizzare, adesso lo faccio vedere sulle labbra. E questo qua è uno di quelli più cremosi, di quelli che ho praticamente, è il più cremoso, più semplice da applicare. Ok, questo qua è Lily applicato. Allora, come dicevo, è il più cremoso di quelli che ho, adesso non vi posso dire dell'intera gamma perché non li ho provati tutti, però è il più cremoso di quelli che ho. E essendo più cremoso ed essendo anche così chiaro rispetto agli altri, risulta più disomogeneo e più difficile da applicare. Anche questo, ancora di più però, di Sorbet, si infila, io non so se della telecamera lo vedete, si infila nelle rughette delle labbra, quindi è un colore un po' particolare nel senso il colore è bello averlo perché comunque è un colore molto particolare, per degli shooting fotografici penso sia fantastico, cioè per delle foto comunque stai ferma ed è fantastico, però proprio per uscirci, farci una giornata, cose varie. Vabbè, non è nei miei gusti, nel senso che io non so se riuscirei ad uscire mai con un rossetto del genere, però a chi piace, diciamo, ecco, il problema è questo, che non è un po' difficile da mettere e risulta un po' disomogeneo e va all'interno delle linee delle labbra, quindi è così, insomma, io lo dico. Il prossimo colore è il numero 08 ed è Shock ed è questo fucsia fantastico. Allora, questo qua anche l'ho già utilizzato, nonostante non sia un colore adattissimo per questa stagione, però l'ho già utilizzato, è fantastico, mi piace un sacco. E comunque, tornando al discorso, perché ho letto diversi pareri contrastanti sul profumo o odore dei rossetti della Moolah, che a me piace un sacco. Sa di un burro cacao che avevo da piccola, della Labello, qualcosa del genere, aveva tutti gli animaletti disegnati sopra e ha lo stesso identico profumo, quindi quando stesso identico profumo, quindi quando lo annuso mi viene in mente di questo burro cacao, sapete, no, quando gli odori vi ricordano qualcosa, a me piace un sacco, anche mentre si applica mi piace l'odore che ha, non so, dipende dai gusti, a me piace. Comunque è questo fucsia fantastico, completamente matte, adesso lo vado ad applicare, lo vediamo insieme. Allora, Shock a livello di applicazione è simile a Pretty Woman, quindi è semplice da mettere, non è troppo difficoltoso da applicare, nonostante sia comunque abbastanza duro, ma non troppo, quindi non è difficilissimo. Risulta comunque abbastanza cremoso, ci si riesce ad applicare abbastanza facilmente ed è questo qua, è fantastico, è proprio un rosa fluo bellissimo. E cioè è troppo bello, stavo togliendo Shock e come vedete mi sono dimenticata di dirvelo, è uno dei colori che tinge le labbra, infatti come vedete nonostante io l'abbia tolto le labbra e comunque l'ho tenuto 5 secondi, le labbra sono tinte, quindi adesso dovrò andare un pochettino più giù di correttore per vedere il prossimo, e anche il prossimo è un altro di quelli che tinge le labbra, quindi io ve lo dico. Ok, il prossimo colore è Pulp, il numero 10, ed è un altro colore molto particolare della gamma. Io lo amo questo colore, l'avete visto se mi seguite su Instagram, vabbè, c'è comunque sempre il link nell'info box. Se mi seguite su Instagram, avete visto che l'ho utilizzato per la sera di Capodanno con un trucco molto d'effetto. Ho utilizzato i glitter che vi ho mostrato nel video dei preferiti di dicembre, i glitter della Too Faced, dei glitter duochrome rosa verde, fantastici su tutta la palpebra. E questo rossetto lo amo, è durato per tutta la serata ed è fantastico, cioè
Adesso lo vedete, anche se l'avete già visto in tantissimi video, ve lo faccio vedere anch'io. Ok, questo qua è Pulp e come vedete è un viola, proprio viola, 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 completamente matta anche questo. E rispetto a tutti gli altri che vi ho fatto vedere, questo qua è quello che però risulta essere il più duro da applicare. Ci vuole anche. Ve lo dico, cioè ci vuole un po' per applicarlo perché essendo anche comunque più duro, anche quando si va poi dopo a sfumare un po' con il pennellino, diciamo che quando viene sfumato la sfumatura risulta fucsia. Infatti il contorno delle labbra, dove praticamente c'è meno concentrazione di prodotto, concentrazione, meglio co meno concentramento di prodotto, ho il rossetto sul dente. Essendoci meno concentrazione di prodotto, beh, c'è meno prodotto nel contorno delle labbra rispetto al resto, risulta praticamente quasi come se fosse un contorno un po' fucsia. Non so se voi lo riuscite a vedere dalla telecamera, però in base a come si va un po' a sfumare, dove è più concentrato è viola, dove è meno concentrato risulta quasi fucsia, ma comunque basta mettersi un po' di pazienza, essendo comunque anche un rossetto abbastanza importante, bisogna mettersi lì con pazienza, metterlo bene, infatti, cosa che non ho fatto io, ma non seguite il mio esempio. Capodanno lo passo meglio. E niente, questo qua è Pulp ed è fantastico, io lo amo come colore, veramente bello. Ok, giusto per farvi notare, questo qua è Pulp tolto, come vedete ho le labbra fucsia, tipo shock, ho praticamente shock senza applicarlo, è un colore che insieme a Shock, comunque Pulp molto di più, tinge tantissimo le labbra, vedete, sono praticamente fucsia. Ed è praticamente il contorno, cioè quando viene sfumato risulta questo colore qua, Pulp. Comunque, come ho visto, stavo dicendo prima che il contorno rimane fucsia, rimane questo colore più. Però bello, cioè alla fine anche quando ce lo togliamo non abbiamo il problema di, oddio, chissà come siamo, cioè sembra che abbiamo lo stesso il rossetto, no? E infine c'è il numero 12 che è Hope ed è quest'altro colore fantastico. È praticamente un verde, verde acqua, un pochettino più scuro di un verde acqua, verde petrolio, fantastico. E anche questo l'ho già utilizzato ed è veramente bello, 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 bello. E questo è Hope applicato. A me piace un sacco, mi piace un sacco come sta con i capelli biondi, non lo so, mi piace tantissimo questo contrasto tra il biondo e il verde, fantastico. E Hope insieme a Pulp risultano praticamente i più duri da applicare, quelli un pochettino più difficoltosi da applicare. Adesso vabbè, le mie labbra stanno andando a fuoco, soprattutto con Shock e Pulp, sono veramente fucsia sotto, l'avete visto anche voi, ma quindi non è rende tantissimo così, però ho cercato di mettere un po' di correttore sotto, ma non si è coperto granché. Comunque, questo qua è Hope ed è un altro dei miei preferiti. Cioè, sono tutti fantastici, ma tra i miei preferiti penso ci siano Pretty Woman, Pulp e Hope. Sono i miei preferiti. Quelli che diciamo ho utilizzato di più. Gli altri li ho utilizzati un po' meno per adesso perché sono colori. Shock l'ho utilizzato, però lo utilizzerò, sono sicura che lo utilizzerò molto di più in primavera e estate. Comunque, questo qua era l'ultimo. E niente, questi sono tutti i rossetti Mulac che ho. Io spero che, nonostante i video ce ne siano già tantissimi in giro, spero che comunque vi sia piaciuto, vi sia stato utile la mia opinione. Io vi mando un grosso bacio, un bacio verde, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!